Vedi come storpiato è Maometto? Dinanzi a me sembra piangendo Ali, fesso nel volto dal mento al ciuffetto. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fuor vivi, e però son fessi così. Nel canto 28 dell'Inferno, Dante Alighieri descrive in questo modo il profeta dell'Islam Maometto, incluso tra i seminatori di scisma della nona bolgia. I dannati sono colpiti da un diavolo armato di spada, che infligge loro orrende mutilazioni come contrappasso della loro colpa. Maometto presenta uno squarcio nel corpo da cui fuoriescono le interiora, mentre il cugino Ali ha il volto spaccato a metà. Nella visione di Dante e del Medioevo, Maometto era considerato un cristiano autore di uno scisma, cosa ovviamente errata, il che spiega la sua presenza in questo luogo. La descrizione di Maometto è volutamente comica e sarcastica, infatti il profeta è paragonato a una botte priva del fondo, poiché dal ventre pendono le parti interne più disgustose e legate alle funzioni più sconce e ripugnanti del corpo umano. Il dannato presenta se stesso e Ali, quindi chiede a Dante chi sia e quale sia lo scopo del suo viaggio. Quando apprende da Virgilio che Dante è vivo, Maometto si blocca e resta con un piede sospeso in aria, pronunciando poi la sua profezia sul destino dell'eretico dolcino. Il suo personaggio è caratterizzato in senso volutamente grottesco, in un contesto comico realistico che si ritrova più in generale nelle rappresentazioni artistiche dell'inferno, non di rado associate a elementi della cultura islamica. Ciò rientra nella visione cristiana medievale, che considerava l'Islam una minaccia e una religione empia, ma ne aveva una conoscenza profondamente distorta. Si credeva ad esempio che i musulmani fossero pagani e adorassero dei come Apollo o Trivigante. Dante aderisce totalmente a questa prospettiva, infatti nella commedia presenta sempre la religione islamica in una luce negativa. Ciò emerge soprattutto nell'episodio degli scismatici, ma anche in altri passi infernali tra cui la descrizione della città di Dite in cui sono puniti gli eresiarchi. Dite è presentata come una fortezza araba, con delle meschite, ovvero delle moschee arroventate dal fuoco e rossastre. Teniamo conto che il poeta aveva una conoscenza imperfetta dell'architettura dei paesi islamici, quindi ignorava probabilmente che le moschee erano edifici di culto. Dite è popolata da diavoli che ne presidiano le mura, e che si oppongono vanamente al passaggio dei due poeti. Nella visione dantesca, la città è una sorta di roccaforte simbolo del male, associata in modo indiretto all'Islam con il riferimento alle sue guglie fiammeggianti. Dante parla della religione musulmana anche nel Paradiso, in particolare nel canto 15 che si svolge nel cielo di Marte dove appaiono le anime dei combattenti per la fede. Tra questi vi sono molti crociati, tra cui Cacciaguida, l'antenato del poeta protagonista dell'episodio. Questi aveva preso parte alla seconda crociata del XII secolo, ed era caduto combattendo contro gli infedeli, trovandosi direttamente tra i beati del paradiso. Cacciaguida spiega di aver seguito l'imperatore Corrado III, che guidò la spedizione militare in Terra Santa. Il popolo islamico è definito usurpatore e la sua religione è bollata come una nequizia, ovvero come un culto empio. I musulmani sono detti gente maledetta che sottopone Cacciaguida a una sorta di martirio, in base alla consueta visione medievale delle crociate. La concezione dantesca del mondo musulmano è comunque ambivalente e non esente da contraddizioni, perché nella commedia alcune figure appartenenti a quella cultura sono presentate in modo positivo. Questo è il caso di alcuni degli spiriti magni, le anime del castello del Limbo. Tra loro Dante include soprattutto personaggi del mito e della storia antica, come Giulio Cesare, e poeti come lo stesso Virgilio, ma figurano anche Avicenna, Averroè, e il Saladino, il condottiero islamico che riconquistò Gerusalemme nel XII secolo. Avicenna e Averroè erano filosofi arabi autori di commenti di Aristotele, che Dante probabilmente conosceva e apprezzava. È probabile che la loro comparsa in quel luogo sia un omaggio alla loro figura individuale, senza riferimenti alla cultura di appartenenza.
Inutile dire che la posizione anti-islamica di Dante è molto distante dall'attuale modello culturale europeo, in cui vige il principio della tolleranza religiosa, e il rapporto con i culti diversi da quello cristiano è vissuto in un'ottica di inclusione e accettazione reciproca. Ciò spiega l'ostilità di una parte della cultura musulmana verso la poesia dantesca, in ragione soprattutto dei versi in cui Maometto è incluso tra i dannati, considerati blasfemi. In passato per questo sono stati anche compiuti atti vandalici contro la tomba del grande poeta, a Ravenna. Va detto che tale visione distorta e negativa del mondo islamico resterà a lungo nella letteratura italiana, e se ne avranno esempi anche nel periodo del Rinascimento e della Controriforma, specie nei poemi epico-cavallereschi in cui l'Islam è presentato come il nemico di una guerra religiosa. Questo vale sia per l'Orlando Furioso di Ariosto, in cui alla fine dell'opera si immagina una definitiva vittoria cristiana contro i musulmani di Spagna e Africa, sia per la Gerusalemme liberata di Tasso, che si conclude con la conquista del Santo Sepolcro nella Prima Crociata. Da rilevare, infine, che in Dante non vi è invece alcuna ostilità verso la cultura ebraica, spesso associata all'Islam nell'atteggiamento intollerante della cultura medievale.